sulla spiaggia di Santander. Siamo dentro di Nacra, dopo tre prove di oggi. Questi sono Besson Rieu, francesi, primi in classifica. Però oggi è la giornata di Victor Bissaro e Silvestre Uri, che con un primo, un terzo e un primo sono prepotentemente tra i primi 10. Ecco Victor Bissaro e Silvestre Uri là dentro. Bravi! Allora, a questo punto dici però se è una strategia quella di partire lenti o no, conservativi come dici tu, e poi dare il meglio. Ma altre volte era una partenza conservativa, il nostro primo giorno è stata una partenza senza cervello. Senza studi precedenti. Quindi no, non era una strategia partire piano e niente. Oggi abbiamo fatto quello che l'unica risposta che potevamo dare al nostro cattivo primo giorno. Niente. Beh, una risposta 1-3-1 significa... A noi è Billy Besson, il francese, che veramente non sbaglia un colpo, ci siamo un po' giocati le regate oggi. Bene, ma il campionato è ancora lungo. Adesso... Stai dicendo per caso che con quest'area voi due siete superiori alla media della flotta? Non è una superiorità di velocità, è proprio legato al fatto che... In fin dei conti oggi le regate ce le giocavamo noi due, ma non penso per la velocità. Senti, due parole, cosa è successo all'uscita? C'erano problemi di onda? Abbiamo saputo qualche problema o tutto ok? No, per noi nessun problema. Ah, ok. Senti, per i prossimi giorni stiamo a vedere, attese? Niente, continuiamo a cercare di dare, anzi, continuiamo a dare il massimo e vediamo dove andremo a finire. Sai cosa è successo a Iker Martinez? No. Se n'è andato e basta. So che non regata più. Questa è l'unica cosa che so, non mi piace interessarmi di pettegolezzi durante le regate, al limite se indagherò dopo il campionato. Ok, bravissimi ragazzi.